E ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Benvenuti a questo speciale BCE Board. Naturalmente, tra 15 minuti più o meno, uscirà il comunicato stampa, giusto per capire se ci sarà qualche novità, qualche accenno a questa inflazione che sembra fuori controllo, in particolar modo in Germania e in Francia, almeno dai dati che abbiamo visto ieri ed oggi. Naturalmente, intanto partiamo dai mercati, mercati abbastanza cauti in attesa di Christine Lagarde. Il FTSE MIB è l'unico indice al rialzo dello 0,38%, bene anche il CAC 40 di Parigi, il DAX di Francoforte sotto la parità c'è dello 0,11%. Non posso non dirlo perché decisamente FTSE MIB spinta da questa trimestrale stellare di UniCredit, con naturalmente utile netto più di 1 miliardo di euro, e dunque si registra, ecco, una trimestrale molto positiva sotto la guida di Orsel, che fra le altre cose qualche istante fa aveva dato le ultime dichiarazioni per quanto concerne Monte dei Paschi: non farà parte della nostra strategia, e dunque si chiude questa partita UniCredit Monte dei Paschi, almeno secondo il CEO di UniCredit. E dunque questa è la situazione a piazza affari. Come possiamo vedere, UniCredit al rialzo dell'1,28%, il resto delle banche in lieve calo, Mediobanca in particolar modo cede mezzo punto percentuale, però abbiamo visto i numeri di Mediobanca proprio ieri molto molto positivi, numeri estremamente positivi per quanto concerne STM, ovvero il comparto tech di Piazza Affari. Abbiamo visto i numeri, i conti trimestrali anche qua sopra le attese. Poi si tratta naturalmente di un gruppo molto più globale, non soltanto milanese o non soltanto italiano: 4,35% di rialzo, Stellantis mezzo punto percentuale di rialzo e Ferrari 2,06% di rialzo. E io volevo semplicemente ribadire il fatto che anche le trimestrali europee stanno andando molto bene, in particolar modo le trimestrali milanesi e non soltanto italiane. Eccoli qua invece il comparto energetico. Guardate Saipem, che ha deluso il mercato con una perdita più importante rispetto alle attese: 8,39% di calo, Tenaris cede il 2% ed Eni 1,03%. Dunque focalizziamoci velocemente sul mercato obbligazionario, che è quello appunto più sensibile alle diverse politiche monetarie delle banche centrali. Attenzione allo spread tra il BTP e Bund, attualmente a 112 punti base. Il decennale italiano rende lo 0,96% e il decennale USA ad 1,54%, meno di una settimana anche alla riunione della Fed. Eccolo qua, l'euro-dollaro in attesa di Lagarde a 1,1607 e l'indice del dollaro a quota 93,81. Questa è la situazione sui mercati. Vediamo con l'aiuto della regia invece quali sono le aspettative degli analisti. Abbiamo ripreso alcuni quotes giusto appunto per capire quali sono le attese dei wealth manager. Nonostante il mercato abbia iniziato a scontare la possibilità di un rialzo dei tassi da parte della BCE alla fine del prossimo anno, crediamo ancora che un simile dialogo in senso al consiglio direttivo sia prematuro, visto che l'inflazione e le dinamiche di crescita all'interno dell'Eurozona non sono così avanzate come quelle che stiamo vedendo negli Stati Uniti. Questo naturalmente Mohamed Kazmi, macro analista di UBP. Vediamo il prossimo analista invece cosa ci ha detto sull'inflazione. Sebbene i rischi restino indirizzati al rialzo, Lagarde ribadirà che l'impennata dell'inflazione guidata da shock nelle catene di approvvigionamento, in particolare alimentare ed energetico, è temporaneo e che l'attuale picco dovrebbe attenuarsi nel medio termine. Questo François Rimaud, Senior Strategist di Allianz. Dunque questa è la maggiore attesa dei mercati. Io direi il punto importante rimane senza alcun dubbio l'inflazione, in particolar modo quello che stiamo vedendo a livello Germania e Francia. Intanto cerchiamo di capire invece come la pensa il nostro ospite. Do il benvenuto subitissimo a Gianluca Lobefolo, QW Capital. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio, bentrovati a voi. E dunque ti chiedo un parere. Ovvio che sotto la lente rimane l'inflazione. Difficilissimo forse parlare di un qualsiasi movimento, di una qualsiasi decisione di politica monetaria in questo momento, visto che forse aspetteranno ecco, le proiezioni macroeconomiche che saranno, credo, alla prossima riunione, non a questa riunione. Quali sono invece le tue aspettative e soprattutto che cosa vorresti sentire? Allora, sicuramente non ci saranno, non mi aspetto grandi novità, soprattutto da questo meeting dell'ECB. Sono d'accordo con
le analisi che hai appena letto, cioè che denotano un clima di attesa, appunto, di verifica delle variabili macroeconomiche. Il discorso è che sicuramente il tema è globale, cioè abbiamo un discorso sull'inflazione di cui adesso abbiamo iniziato a quasi eliminare dalla narrativa più comune la componente di transitorietà e si sta più che altro discutendo per quanto tempo, da transitorio che dovrebbe essere un qualcosa di pochi mesi, stiamo arrivando anche ai 2 anni, eccetera. Il problema è che stiamo iniziando a vedere dei movimenti importanti sui mercati dei tassi, non tanto Europa, ma per esempio questa notte c'è stato uno dei famosi, come si chiamano, VAR shock, cioè c'è stato un movimento di 5 standard deviation sul 2 anni australiano. Parliamo dell'Australia, non stiamo parlando di un mercato emergente, un mercato estremamente sofisticato di cultura anglosassone, quindi un grosso indicatore. Il 2 anni è passato da 25 a 50 punti base, quindi un incremento ha ignorato il controllo, il cosiddetto yield curve control, il controllo della curva da parte della banca centrale che è fissato a 0,10. Quindi stiamo parlando del fatto che c'è stato un flattening, quindi una curva molto più piatta. E se questo non bastasse, abbiamo visto anche in un mercato sicuramente meno rilevante, ma inizia a essere significativo perché la Repubblica Ceca l'abbiamo prima, la prima curva invertita, chiaramente un mercato più piccolo, però abbiamo la banca canadese che ha informato che bisogna iniziare, ha fatto capire che è bene che iniziamo a apprezzare un aumento dei tassi oltre al ormai confermato tapering, e anche per la banca canadese. Quindi stiamo iniziando a vedere un trend abbastanza marcato e definito. E poi c'è un discorso sull'inflazione. Io sono d'accordo che al momento l'inflazione è un discorso sul supply chain, principalmente food energy. Il problema è che secondo me stiamo sottostimando, e non lo dico io, lo ha detto Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, ha detto attenzione, questo necessario, non ritardabile, non posticipabile passaggio alla green energy, per quanto ottimo, però non crediate che sia non inflazionistico. E questi forse sono i primi segnali di un passaggio necessario. È chiaro che quando ci troviamo a fare questo passaggio che non possiamo più ritardare, in un mondo che è affogato in debito, è chiaro, quello è il problema. Non è l'inflazione in sé o l'aumento dei tassi che è un problema. Un'economia e un sistema finanziario sano con un debito non eccessivo può gestire molto meglio l'aumento dei tassi, ma anche questo passaggio alla green energy sarà sicuramente inflazionistico. Ecco, stavo facendo vedere invece i numeri dell'inflazione armonizzata, questo in Spagna, che sono in forte rialzo, sopra 5,5%, questo invece in Francia, quasi 12% di inflazione su base annuale. Ovvio che il compito della BCE è molto difficile, perché? Perché l'inflazione è diversa quasi in tutti i stati, per esempio in Italia è un po' meno marcata, però lo si sente in particolar modo su base annuale. Si possono ignorare questi numeri, dunque Gianluca, anche perché hai menzionato ovviamente i prezzi energetici, e io inizio a dirlo che proprio le persone iniziano a soffrire qua in Italia, in particolar modo a partire dal terzo trimestre dell'anno. Sì, non si possono ignorare, ma infatti non lo stanno ignorando. Prima di tutto facciamo un attimino dei distinguo, cioè che ci sia una maggiore inflazione, che quindi si esca da quell'ambiente un po' di Goldilocks per cui non si riusciva a produrre inflazione. Non dimentichiamo che è una battaglia che le banche centrali, supportate da tutti i relativi governi, hanno cercato co di combattere per gli ultimi 10 anni. Quindi che l'inflazione arrivi in valore assoluto non è un male. Il problema è che questa non è un'inflazione sintomo è collegata ad un incremento, ad un revise up delle aspettative di crescita, ma è un problema di shock dal lato dell'offerta. Quindi per problemi di offerta, supply side, che siano energy, che poi andranno al food perché sono collegati. Il problema non è tanto l'inflazione, e anche se alcuni livelli sembrano molto alti, come appena ricordato, la Spagna è la più alto livello di inflazione degli ultimi 15 anni da quando si è unita all'euro. La Germania ha dovuto da una parte accettare i livelli di inflazione più alti, dall'altro hanno ridotto del 25%, dal 3,6 al 2,5 le aspettative di crescita del prodotto interno lordo quest'anno. Stiamo parlando di numeri importanti. Certo, hanno detto che però si aspetta una crescita più forte nel 2022. Francamente questo lascia un po' il tempo che trova, perché il 2022 è troppo lontano per fare delle previsioni, delle stime così precise. Però è ovvio che non è tanto l'inflazione in sé, è la natura dell'inflazione.
Quindi questo è il vero problema, che non è però un problema che francamente le banche centrali possono risolvere. Qui è finalmente siamo arrivati ad un capolinea. I governi devono iniziare a prendersi più responsabilità. Hanno derogato alle banche centrali il cosiddetto dirty job, il lavoro sporco, dal 2009 fino ad oggi. Adesso sono i governi che devono iniziare a sporcarsi le mani ed è più difficile. Assolutamente sì, intanto volevo far vedere velocemente la reazione del mercato obbligazionario che sicuramente sta mandando dei segnali molto significativi. Innanzitutto lo spread tra BTP e Bund attualmente si trova a 112 punti base, attenzione perché comunque abbiamo fatto in meno di un mese un passaggio da 98 a 112, il decennale tedesco a meno 0,16, il decennale italiano allo 0,95 e decennale USA in calo decisamente. Rispetto alla settimana scorsa l'abbiamo visto addirittura ad 1,68, ripeto, non è il livello che ci disturba, ma velocità con la quale si raggiungono i livelli. Attualmente si trova comunque ad 1,54. Io volevo capire a livello mercato obbligazionario europeo come bisogna interpretare questi movimenti sui rendimenti dei titoli sovrani. Sì, io non sono molto convinto che è giustificato lo spread BTP Bund, perché quello è chiaramente riferito a rischio di credito, rischio sovrano, di credito italiano. Francamente, io sono dell'idea che invece dovrebbe al massimo muoversi in direzione contraria. Quindi il livello spread, quindi BTP Bund, non giustifica, secondo me, gli economics fondamentali, soprattutto sotto la forte leadership di Draghi, avendo ormai passato questa fase un po' aleatoria dovuta alle elezioni amministrative per cui città italiane. Io credo che quello è uno spread che dovrebbe seguire la direzione di più tight, cioè più stretto, perché confermare un riallineamento dei fondamentali dell'economia italiana rispetto al punto di riferimento che è la Germania. Dal punto di vista invece dei livelli di test in generale, più come dici tu, che il livello del 10 anni in sé, la cosa che preoccupa è questo flattening della curva, cioè questo appiattimento, la differenza del 2-10 anni che stiamo vedendo, come abbiamo detto, dall'Australia, anche leggermente in alcuni paesi asiatici, in Stati Uniti, in Canada, in Inghilterra. Quindi stiamo vedendo un flattening della curva che ha un problema, perché questo implica che i mercati stanno iniziando a sposare una diversa narrativa, come anticipare l'aumento dei tassi, ripeto, anche se oggi non mi aspetto novità da parte dell'ECB nel breve. Dall'altra però stanno dicendoci che non si aspettano un'accompagnata crescita economica sostenuta, per cui il 10 anni in realtà non sta seguendo e accompagnando i 2 anni. Questo è un problema per i prossimi quarter, eventualmente per le banche, dovesse essere confermato. Per il momento usciamo da un earning season molto forte per le banche, principalmente europee, quindi bene così. Bisogna vedere se questa curva più piatta possa avere degli effetti sui futuri earnings del sistema finanziario. Allora, intanto manca esattamente un minuto al comunicato stampa, poi se necessario dovrò interromperti, ma ti chiedo un parere anche sull'euro-dollaro, che comunque è tornato sopra quota 1,16, anche se oggi è leggermente al di sotto della parità. È questo lo scenario, per l'euro-dollaro a tuo avviso, considerando, ecco, ovviamente le politiche Fed-BCE? Sì, come se diciamo sempre, il tasso di cambio, io ho iniziato proprio in ricerca tassi di cambio, è in assoluto la cosa più difficile da prevedere, quindi lungi da volersi esprimere con delle bande molto strette e precise. C'è un discorso, in genere i tassi di cambio sono collegati chiaramente ai tassi di interesse, al differenziale tra tassi di interesse che a questo periodo, ma giustamente, vista la più forza dell'economia americana rispetto a quella europea, vede dei tassi di interesse americani più alti e quindi è chiaro che c'è un supporto del dollaro verso l'euro. Dall'altra parte però non dimentichiamo che, visto il grosso intervento appunto sui mercati obbligazionari del QE e o attraverso QE, è chiaro che la correlazione, che è sempre stata molto forte, tra tassi di interesse e tassi di cambio è molto più debole. Quindi è molto difficile avanzare delle previsioni. Al momento, per il livello e per forza di economia, aspettative di inflazioni, francamente un 16 è giustificato, e anche i movimenti che stiamo vedendo settimana sì, settimana no, sono comunque molto limitati in valore assoluto. Quindi per il momento è sostenibile, però i tassi di cambio sono un mostro molto difficile da capire, da seguire, da prevedere. Allora, abbiamo il comunicato stampa, sigla e torniamo.
Eccoci qua, allora dunque non ci sono cambiamenti, il Consiglio direttivo continua a ritenere che possano essere mantenute condizioni di finanziamento favorevoli con un ritmo degli acquisti netti di attività, nel quadro del programma di acquisto per l'emergenza pandemica, ovvero il PEP, moderatamente inferiore rispetto al secondo e al terzo trimestre dell'anno. Il Consiglio direttivo ha inoltre confermato le altre, misure, ovvero il livello dei tassi di interesse di riferimento della BCE, le indicazioni prospettive, ovvero la forward guidance sulla loro probabile evoluzione futura, gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto di attività, ovvero il PAA, le politiche di reinvestimento e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. Nello specifico, i tassi di interesse rimangono allo 0, allo 0,25 e a meno 0,50% a sostegno del suo obiettivo di inflazione simmetrico del 2% e in linea con la propria politica monetaria. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengono sui livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà l'inflazione raggiungere il 2% ben prima della fine del suo orizzonte di proiezione e in maniera durevole per il resto dell'orizzonte di proiezione. Poi programma di acquisto attività PA, gli acquisti netti nell'ambito del PAA proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Il Consiglio direttivo seguirà ad attendersi che gli acquisti netti mensili del PAA saranno condotti finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE, che non accadrà nel breve termine. Confermato anche il PEP a 1.850 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022 e in ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Il Consiglio direttivo continua a ritenere che possano essere mantenute condizioni di finanziamento favorevoli con un ritmo degli acquisti netti di attività nel quadro del PEP moderatamente inferiore rispetto al secondo e al terzo trimestre dell'anno. Per quanto concerne le operazioni di rifinanziamento, il Consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento, in particolare la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ovvero il TLTRO 3. Resta per le banche una fonte di finanziamento interessante a sostegno del credito bancario alle imprese e alle famiglie. Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurarsi che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% medio termine. Dunque, questo è il comunicato stampa. Non ci sono novità praticamente. La politica monetaria è confermata, target di inflazione confermati, i tassi muti, o meglio, invariati, invariato il PEP, invariato il PA e non solo. I termini di tutti questi programmi rimangono invariati almeno per il momento. Dunque, Gianluca Lobefalo, tutto come dire, tutto come previsto. Tutto come previsto, e francamente sarebbe stato difficile immaginare il contrario, e al momento non possono fare altro. Non è facile essere nei loro panni, perché obiettivamente ci troveremo in un ambiente, come dice l'Ariane, anche se Mohamed l'Ariane lo focalizza soprattutto sulla Fed, ma si può estendere un po' a tutte le principali, diciamo così, banche centrali. Il rischio di un cosiddetto policy error è altissimo. Quindi bisognerà fare molta, molta attenzione nei prossimi mesi, assolutamente. L'inflazione è una di quelle bestie, chiamiamola così, non lineari, difficili, non da prevedere, ma da controllare. Non crescono di maniera graduale. Le spinte inflazionistiche, per la loro caratteristica, possono passare da una fase di completa non reazione ad una fase di crescita esponenziale nel giro di pochissimo tempo. Questa è la caratteristica dell'inflazione, per cui la rende sempre molto pericolosa da controllare. Speriamo che ci riescano, l'ambiente non sarà molto facile. Allora, io ti ringrazio come sempre Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie a voi, buona giornata e buona continuazione. E dunque resta capire qual è il parere di Christine Lagarde e il suo board naturalmente sulle pressioni inflazionistiche a rialzo, come detto Gianluca Lobefalo, non difficili da prevedere ma difficili da controllare. Intanto andiamo a vedere velocemente la reazione dei mercati dopo il comunicato stampa praticamente invariato, nulla è cambiato né a livello di politica dei tassi né a livello di politica accomodante e a livello di quantitative easing.
rating, il PAA rimane con un ritmo mensile di 20 miliardi di euro, il PEP almeno fino al marzo 2022 a 1850 euro e dunque nulla è cambiato anche a livello di rifinanziamenti, rimane il TLTRO 3 per sostenere appunto le capacità, ecco, delle banche di dare prestiti sia alle aziende piccole e medie ma anche alle famiglie. La reazione del mercato, quasi nulla, lo spread tra il BTP e Bund a 112 punti base, rapidissimo sguardo all'euro dollaro, ecco l'euro dollaro invece qua c'è stata una reazione un po' più interessante, forse se vogliamo chiamarla così un rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro dello 0,08% e l'indice del dollaro invece in calo dello 0,09%, sul fronte ovviamente equity reazione quasi nulla, piazza affari rallenta leggermente ma rimane sopra la parità dello 0,25%, il CAC di Parigi a 0,4 di un punto percentuale sopra la parità, invece il DAX continua a calare proprio in questo istante meno 0,24%. Vorrei farvi vedere velocemente anche naturalmente le materie prime in questo istante, l'oro oggi al rialzo dello 0,36 con un argento al rialzo dello 0,26 e dunque questa è la reazione anche al mercato delle materie prime che ovviamente non è così sensibile ma rimane assolutamente estremamente interessante a osservare. Nel prossimo blocco parleremo con due ospiti e faremo il punto di nuovo sul comunicato stampa, ribadisco per tutte le persone che ci stanno raggiungendo solo ora, naturalmente il PEP rimane invariato, i tassi di interesse allo 0, allo 0,25 e a meno 0,50%, il target di inflazione è il 2% o poco sopra il 2%, il programma di acquisti di attività PA, gli acquisti netti nell'ambito del PAA proseguiranno ad un ritmo mensile di 20 miliardi di euro, lo stesso vale anche per il PEP, il consiglio direttivo seguirà a condurre gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEP con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022 e in ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. E hanno indovinati un pochettino tutti che la BCE ha deciso di come dire hit the pause button, ovvero schiacciare il bottone pausa almeno finché non rivedrà le proprie proiezioni macroeconomiche che sarebbe proprio durante l'incontro di dicembre. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in compagnia di Angelo Drusiani e Riccardo Paoncelli, rimanete con noi. Ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV, rapidissimo sguardo alle borse europee naturalmente dopo il comunicato stampa della BCE che andremo a rivedere insieme, ma dunque è tutto invariato, rimasto così come era all'ultima riunione, il FTSE MIB più 0,34%, il CAC di Parigi più 0,40% di rialzo e il DAX di Francoforte invece cede lo 0,28%. Sul fronte mercato obbligazionario invece ci sono dei movimenti interessanti, questo è lo spread il BTP e Bund in allargamento netto quasi di 4 punti percentuali, si trova comunque a 112 punti base, il decennale italiano rende lo 0,97 e il decennale USA 1,55 e questo è il comunicato stampa come vi stavo dicendo, dunque è tutto invariato a livello di tassi di interesse, rimangono rispettivamente allo 0, allo 0,25 al meno 0,5%, il PAA ovvero gli acquisti netti nell'ambito del PAA proseguiranno un ritmo mensile di 20 miliardi di euro, lo stesso vale anche per il PEP che continuerà, il consiglio direttivo continuerà a condurre gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEP con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro almeno sino alla fine di marzo 2022, nulla è cambiato a livello di timing, lo stesso vale anche per i TLTRO che sostengono in particolar modo naturalmente le banche, una fonte di finanziamento interessante a sostegno di credito bancario alle imprese e alle famiglie, dunque questo è nulla di fatto è cambiato. Cercheremo di capire naturalmente anche la reazione del mercato Forex, l'euro dollaro invece questa forza iniziale a cui abbiamo assistito appena uscito il comunicato stampa è scomparsa, siamo a 1,1595 a livello di euro dollaro, cede lo 0,06% e noi siamo in compagnia di Angelo Drusiani, Edmond De Rochelle, buon pomeriggio e grazie per essere con noi oggi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Dunque chiedo subitissimo un commento, nulla di fatto è cambiato, magari nel corso della riunione però sarà difficile evitare le domande legate all'inflazione, in particolar modo se andiamo a considerare i numeri della Francia e della Germania che sono particolarmente elevati, ecco. Certo, l'inflazione rappresenta un problema abbastanza importante, anzi forse molto importante, però quello che secondo me, io adesso non so la BCE quali possono essere i ragionamenti che hanno fatto, ma per quanto mi riguarda io penso ad esempio se effettivamente a fronte di rialzi così consistenti dei prezzi delle materie prime che finiranno sui prodotti al consumo, siamo poi così certi che i consumi saliranno in maniera imponente e quindi l'economia ripartirà in maniera vigorosa? Secondo me è un problema non trascurabile. Io presumo che anche all'interno della BCE a questo problema abbiano pensato, perché effettivamente se i prezzi dovessero salire troppo poi c'è il rischio che non vengano acquistati dai consumatori finali. Se si trovano ad esempio con le prossime bollette del gas e dell'elettricità più poveri di quanto potessero pensare, quindi da questo punto di vista secondo me mantenere ancora la calma mi sembra che sia stata la scelta migliore. Ecco, invece le volevo chiedere rapidamente come bisogna interpretare la reazione del mercato obbligazionario, lo spread tra i BTP e Bund a 112 punti base, anche bisogna dire che dall'inizio di questa diretta abbiamo visto un rialzo piuttosto importante, appunto di 2 basis points, e non da poco. Cioè, tenga conto che oggi c'era l'asta dei titoli con durata lunga e il tesoro italiano, ahimè, è sempre sul mercato perché deve rifinanziare, quindi deve collocare i titoli in continuazione. Un eccesso di offerte di titoli molto spesso finisce col far sì che i rendimenti tendano a salire, perché magari gli investitori sono disponibili ancora a comprare, però rendimenti via via crescenti. In più in generale anche la Grecia ha dei rendimenti alti, d'altra parte sia l'Italia sia la Grecia sono i paesi con i rendimenti più alti in assoluto. Ci sono situazioni politiche in Italia che qualcuno potrebbe temere che si possa arrivare anche ad una crisi di governo, e quindi la situazione per l'ennesima volta per l'Italia è un po' incerta. Vorrei dare un rapidissimo sguardo anche a Piazza Affari, fortemente sostenuto naturalmente dalle trimestrali, in particolar modo quelle di Unicredit, al rialzo dell'1%. A suo avviso, ecco, questa politica dei tassi bassi accontenta le banche italiane, in particolar modo i 2 big che sono Intesa e Unicredit? Sicuramente guadagnerebbero molto di più se i tassi fossero alti, perché il differenziale fra i tassi che le banche pagano per la raccolta del denaro e quello che incassano prestando il denaro alle aziende e alle famiglie si allargherebbe in maniera sensibile, come è stato nel passato quando le banche guadagnavano tantissimo grazie ai tassi alti di mercato. Ora però devono avere per forza di cosa pazienza, perché tutto sommato poi i risultati sono buoni nello stesso anche in questa maniera, e quindi secondo me credo che loro certamente sui tassi alti sarebbero più felici, ma anche sui tassi bassi hanno agito in maniera da portare a casa degli utili abbastanza importanti. Allora, ultimissimo sguardo invece dell'euro-dollaro, che in questo momento, come stavo dicendo in apertura del blocco, sta perdendo un po' di forza, c'è dello 0,08%, nonostante questo segnale fortissimo che abbiamo visto inizialmente, addirittura bene al di sopra della quota 1,16. Le volevo chiedere, rimane questo lo scenario di breve-medio termine? Guardi, io credo che lo scenario di medio-breve termine sia tra 1,15 e 1,17. In quell'ambito si muoverà ancora per un po' di tempo, verso la fine dell'anno. Poi quest'altro anno vedremo un po' come si muoveranno le economie statunitensi di Eurozona, però di sicuro per l'euro la discesa sotto 1,16 non è mai positiva, perché più si rafforza il dollaro e più sono facili le esportazioni verso quel paese. Quindi, per quanto riguarda gli investitori, i produttori italiani, gli esportatori italiani, il segnale di un euro debole è positivo. Per quanto riguarda le importazioni di petrolio lo è molto meno, quindi anche questo potrebbe incidere sull'andamento dell'inflazione. E ultimissima domanda, quanto preoccupanti e quanto bisogna tenere in considerazione i prezzi dell'energia, perché sappiamo che fanno parte di quel paniere variabile, dunque vengono considerati relativamente, ma
considerando la situazione attuale, forse bisogna, come dire, dargli una considerazione un po' più importante o meno? Sì, perché se oltretutto il dollaro si rafforza, come mi faceva presente poc'anzi, è chiaro che il prezzo aumenta ancora di più, perché per importarlo e dover pagare un dollaro molto più alto di quello che lo era fino a qualche tempo fa, è evidente che la situazione peggiora anche a livello di inflazione, cioè l'inflazione tenderebbe ad aumentare ulteriormente se il prezzo della materia prima aumenta e il rapporto di cambio peggiora a scapito dell'euro. È chiaro che l'aumento sarà ancora più consistente e quindi gli effetti sull'inflazione non potranno che farsi sentire. Ottimo, grazie mille Angelo Drusiani, Edmond de Rothschild, grazie per essere stato con noi e ecco, buon proseguimento di questa giornata. Grazie a voi, arrivederci. E noi prima di collegarci con il nostro prossimo ospite facciamo velocemente il recap di tutto ciò che ci ha comunicato la BCE per il momento. Questo è naturalmente il comunicato stampa, a breve la conferenza stampa di Christine Lagarde. La BCE si conferma colomba come ampiamente previsto dagli economisti. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea oggi ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici nell'area euro, a zero il livello sulle operazioni di rifinanziamento principali, allo 0,25 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e a meno 0,50 il tasso sui depositi presso la banca centrale stessa, ribadendo che si attende che si mantengano sui livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà l'inflazione raggiungere il 2% ben prima alla fine del suo orizzonte di proiezione e in maniera durevole per il resto dell'orizzonte di proiezione. Il mercato apprezza per ora due rialzi da 10 punti base ciascuno sul tasso di deposito entro fine gennaio 2023, dunque si tratta di un 2022 senza alcun rialzo dei tassi che, come abbiamo già detto precedentemente in compagnia del nostro ospite, danneggia leggermente i profitti e i ricavi naturalmente delle banche in particolar modo commerciali e tradizionali, scusate, come potrebbero esserlo tranquillamente Unicredit e Intesa San Paolo, che fra le altre cose Unicredit ha riportato un terzo trimestre da record con un utile netto del terzo trimestre sopra un miliardo di euro. Dunque noi siamo in compagnia di Riccardo Paoncelli, Intermedia Analisi, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora le chiedo un commento sul comunicato stampa, praticamente tutto invariato, forse, dico forse perché non possiamo ignorare i numeri a livello di inflazione della Germania e della Francia, ci sarà un qualsiasi annuncio a dicembre o anche lì sarebbe troppo presto? Questo non è semplice dirlo, però io credo che a dicembre potremmo avere qualche sorpresa. Per ora loro sono rimasti assolutamente neutrali perché la situazione è tuttora in divenire, soprattutto da un punto di vista pandemico. Ci sono alcuni paesi, come per esempio anche la Germania, che hanno una recrudescenza dei casi significativa. Alcune attività rischiano, altre sono state già penalizzate, le banche hanno una certa difficoltà a intercettare degli investimenti interessanti, quindi secondo me sono rimasti molto cauti perché la situazione è ancora molto fluida. A dicembre potrebbero avere l'intenzione di stabilire una strategia per il 2022 che consenta di lavorare sul mercato, perché altrimenti continuiamo a navigare a vista. Questa è l'impressione che ne abbiamo ricavato. Ecco, invece lei che cosa le piacerebbe sentire? Ovvio e chiaro quello che ci ha comunicato il comunicato stampa, siamo in stand by, appunto per vedere quali saranno gli indicatori macroeconomici nei prossimi trimestri. Dunque lei che cosa le piacerebbe sentire a questo punto da Christine Lagarde? Allora, da Christine Lagarde nulla di particolare se non il fatto che ci troviamo in una situazione mai vissuta prima, cioè da un certo punto di vista per l'impatto che ha il tasso di inflazione sul nostro debito pubblico mi auguro che i tassi non salgano, da un altro punto di vista o perlomeno vedendo da un altro angolo di visuale la situazione futura, se non risalgono un po' i tassi, noi avremo un'inflazione finta che però rischia di penalizzare tutto il mercato. Perché finta? Perché sostanzialmente, se andiamo a vedere gli indicatori, l'inflazione reale di beni e servizi è intorno all'1,8%, quella
reale core, esclusa l'energia, è intorno al 2%, 2,1%, quindi ampiamente in linea con i target della BCE, l'energia in questo momento sta dettando le regole del gioco. Ora, siccome io parto da un presupposto che un paese importante come la Cina non è energeticamente indipendente, mi chiedo quanto può durare questa situazione, perché poi alla fine chi paga sono i paesi che non hanno risorse energetiche proprie o comunque a basso costo. Allora, da un certo punto di vista mi aspetto che loro facciano qualcosa a dicembre, ma non credo che agiranno sui tassi, potrebbero agire sul PEP. No, infatti il mercato sconta un 10 punti base di rialzi dei tassi entro gennaio 2023, dunque manca circa un anno, per carità, quelli sono almeno le previsioni per il momento, però io volevo semplicemente ribadire la situazione attuale. E dunque la BCE, ma anche la Fed, se vogliamo, si trova nella seguente situazione: un'inflazione decisamente più alta sia su base annuale ma anche, se vogliamo, su base mensile, nello stesso tempo vicinissima a livello di crescita dell'economia a livelli pre-pandemici, che però già erano dei bei presupposti per una politica monetaria accomodante, almeno qua in Europa. Che cosa significa ciò per le future mosse, in particolar modo della BCE? C'è un'inflazione elevata, però l'economia si trova più o meno dove era prima della pandemia da Covid-19. Ha proprio centrato l'argomento. Presupposto che vorrei separare inizialmente Fed e BCE, che hanno esigenze totalmente diverse, però è proprio così, cioè la BCE si trova in una situazione stranissima nella quale da un certo punto di vista vorrebbe poter agire sui tassi perché si rende conto che comunque bisogna contrastare l'inflazione energetica, perché influenza tutti gli altri beni e servizi, e dall'altra non può farlo perché l'economia è ancora peggio del 2019, quindi deve riportare almeno ai livelli del 2019 la struttura economica dell'Europa a quel livello. È una situazione molto complessa nella quale loro stanno agendo veramente con i piedi di piombo, perché sanno che qualunque manovra azzardata potrebbe causare uno stress finanziario sia sulle borse sia sul mercato obbligazionario. Ecco, invece un parere naturalmente sulla crescita economica dell'Eurozona. Lei è soddisfatto da tutto ciò che stiamo vedendo a livello di indicatori macroeconomici? Poi, fra le altre cose, se lo aspettava che l'Italia avrebbe potuto avere questo ruolo centrale? Allora, parto dalla prima domanda. Se analizziamo i dati con sufficiente lucidità, vediamo che i dati, prima di rientrare nei valori 2019, dovranno ancora correre, ma la velocità con cui si stanno riallineando fa per ben pensare. Per quello che riguarda invece l'Italia, me lo aspettavo certamente, anche perché l'Italia, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico, è assolutamente strutturale per l'Europa unita. E tutta l'Europa ha l'ambizione e la necessità che l'Italia diventi un paese guida, anche perché prevedo che la Germania si prenda qualche anno di sosta nella sua attività di leader, sia per riassestarsi da un punto di vista politico, e credo che non sarà facile nei prossimi due anni, sia per fare una riconversione industriale che in Germania sarà molto più profonda che in Italia. Anche perché la Germania ha un'incidenza di industrie inquinanti molto superiore a quella italiana. Quindi tutte e due le domande sono sensate e le risposte sono abbastanza semplici. Sì, fanno ben sperare i dati, ma aspettiamo di raggiungere i livelli 2019. Sì, l'Italia avrà un ruolo guida non solo adesso, ma secondo me almeno fino al 2024. Questo era un punto importante. Dunque Draghi è il driver principale della crescita italiana? Draghi è una persona, come si è arrivati a Draghi non lo sappiamo noi, però sappiamo che Draghi ha significato un crinale, oltre il quale c'è una discesa. Diciamo che il massimo del cammino in salita c'è stato con l'avvento di Draghi, adesso ci sarà un po' di discesa, come sempre accade nella vita. E credo che noi dovremmo approfittare di questa discesa non tanto pensando al PNRR, ma pensando a come fare
diventare moderno questo paese, perché questo paese ha bisogno in maniera incredibile di diventare un paese moderno, perché ancora non lo è, e se lo diventerà potrebbe essere stabilmente un paese guida all'interno dell'Unione Europea e direi all'interno della vita economica mondiale. Non dimentichiamo che noi abbiamo una fortuna, che non dipende certo da noi, di essere al centro del Mediterraneo. E essere al centro del Mediterraneo significa essere l'arbitro dei futuri equilibri economici del Nord Africa, dell'Eurasia e quindi anche ovviamente le ambizioni dei paesi musulmani e dell'Europa occidentale e cristiana. Quindi questo ruolo di guida, di arbitro, secondo me, se sappiamo gestirlo bene, potrebbe essere fonte di prosperità per i prossimi anni. Ma qui non dipende più da noi, dipende dalla politica, la finanza non c'entra niente. Ecco, ultimissima domanda, non posso non farle una domanda sull'euro-dollaro. Attualmente continua a cedere terreno a meno 0,12%, 1,1583, non so se possiamo vederlo anche graficamente, e invece si rafforza il dollaro. C'è stato un trend diverso, appena uscito il comunicato stampa con una naturalmente banca centrale estremamente accomodante. Questo rimane lo scenario per quanto concerne l'euro-dollaro a suo avviso almeno fino a metà 2022? Allora, troppo mi sta chiedendo una previsione un po' eccessiva, specialmente sul mercato Forex, 6 mesi sono un'eternità. Quello che posso dirle è che comunque il movimento per me non è significativo, da 1,1610 a 1,1590, cioè voglio dire, sono movimenti di mercato che possono essere originati da qualunque situazione anche periferica. No, aspettiamo qualche giorno per vedere dove si assesterà. E vedremo le reazioni, ma io non credo che saranno significative. Non è successo assolutamente nulla oggi. Poi noi possiamo dargli tutti i significati reconditi che vogliamo, ma in effetti non è successo niente. Quindi il mercato si è mosso come si muove tutti i giorni. 20 millesimi sono una cosa normale, niente di particolare. Assolutamente sì, eccetto per chi fa naturalmente operazioni intraday. Ah, beh, certo. Grazie mille Riccardo Poncelli, Intermedia Analisi. Buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie, arrivederci. E dunque io volevo fare, per chi ci raggiunge solo ora, perché so che siete in tanti, che vorreste sentire la conferenza stampa di Christine Lagarde, a breve appunto parlerà il presidente della BCE Lagarde in circa 8 minuti di tempo, l'euro-dollaro, come detto Riccardo Poncelli, niente movimenti importanti, sempre per chi non fa naturalmente operazioni intraday, perché per chi fa operazioni intraday invece i movimenti all'uscita del comunicato sono stati piuttosto interessanti, io le chiamerei. Attualmente si trova a quota 1,1585, questa invece è la reazione del FTSE MIB, cioè nulla, a rialzo di mezzo punto percentuale, Cacaran 0,60% di rialzo, il DAX di Francoforte invece cede lo 0,18%. Ricordo a tutti che nulla è cambiato, abbiamo visto il comunicato stampa più volte, tassi di interesse naturalmente invariati allo 0,025 meno 0,5%, il PEP rimane almeno fino a marzo 2022, il PA proseguirà un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Rimane anche il TLTRO per sostenere appunto le banche e soprattutto dare questa opportunità alle banche di poter fare prestiti sia alle famiglie che alle piccole e medie imprese, ovviamente anche dei grandi corporation senza alcun dubbio. Target di inflazione al 2% o poco sopra al 2%. Questa è la situazione attualmente. Conferenza stampa alle 14:30. Noi ci prenderemo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo direttamente con la conferenza stampa di Christine Lagarde, naturalmente la solita traduzione in diretta, e dunque io vi consiglio di rimanere su Le Fonti TV.